dall'Iliade. Niente per me vale la vita, non i tesori che la città di Ilio fiorente possedeva prima, in tempo di pace, prima che giungessero i figli dei Danai. Non le ricchezze che, dietro la soglia di pietra, racchiude il tempio di Apollo, signore dei dardi, a Pito Rocciosa. Si possono rubare buoi e pecore pinghi, si possono acquistare tripodi e cavalli dalle fulve criniere, ma la vita dell'uomo non torna indietro, non si può rapire o riprendere quando ha passato la barriera dei denti. Dal libro del profeta Isaia. Cessate di operare il male, abituatevi ad operare il bene. Cercate la giustizia, rinforzate l'oppresso, sostenete il diritto dell'orfano, fate vostre le ragioni della vedova. Allora dimorerà il lupo con l'agnello, si coricherà il leopardo con il capretto, e il vitello e il leone staranno assieme, e un piccolo ragazzo vi guiderà. Dal Vangelo di Matteo. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Dalla preghiera del cristiano Tocca, Dio della pace. O Re della pace, dacci la tua pace. Stabilisci in noi la tua pace e rimetti i nostri peccati. L'Emanuele nostro Dio è ora in mezzo a noi, nella gloria del Padre suo, con lo Spirito Santo. Dio ci benedica tutti quanti, purifichi i nostri cuori, guarisca le malattie, dalle nostre anime e dai nostri corpi. Ci liberi da ogni conflitto. Ti adoriamo, tuo Cristo, col tuo buon Padre e con lo Spirito Santo, perché sei venuto e ci hai salvato. Dal Corano. Le serie del compassionevole sono coloro che camminano sulla terra con umiltà, umilmente e tranquillamente. E quando gli ignoranti rivolgono loro dei discorsi che loro ripugnano, essi rispondono con la parola pace. Sarei. O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina, abbiamo fatto di voi popoli e tribù, affinché vi conosceste a vicenda. Presso Dio il più nobile di voi è il più dimorato. In verità, Dio è sapiente ben informato. Dalla Costituzione italiana, articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Preghiera per la pace di Giovanni Paolo II. Dio dei nostri padri, grande misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, tu hai progetti di pace e non di afflizione. Condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime di tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, avventura senza ritorno. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. Fai cessare questa guerra, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra e in mare. Parla ai cuori dei responsabili nelle sorti dei popoli. Ferma la logica della ritorsione e della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove. Gesti generosi ed onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa. Tu fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace. Mai più la guerra. Di Nelson Mandela.
La pace è un sogno, può diventare realtà, ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare. Messaggio di Papa Francesco alle comunità di Santa Giulia. Dobbiamo essere costruttori di pace, le nostre comunità devono essere scuole di rispetto e di dialogo con quelle di altri gruppi etnici e religiosi, luoghi in cui si impara a superare le tensioni, a promuovere rapporti equi e pacifici tra i popoli e i gruppi sociali, a costruire un futuro migliore per le generazioni a venire. Di Khalil Gibran. Se ti sedessi su una nuvola non vedresti la linea di confine tra una nazione e l'altra, e la linea di divisione tra una categoria e l'altra. Peccato che tu non possa sedere su una nuvola. Facciamo di nuovo un attimo, mandate via. Allora, ringraziamo tutti, torniamo in classe e speriamo con un desiderio di pace in più oggi. Grazie a tutti.